Quando studiavo alla San Francisco State University, sarà stato 1981, giù di lì, il pomeriggio mi andavo ad allenare privatamente con un maestro di scherma che si chiamava Jack Nottingham e che praticamente aveva trasformato il suo salotto in una palestra di allenamento. La fortuna è che molte delle case di San Francisco, perlomeno in quella zona, sono strette e lunghe. Quindi, quando entravi nella porta della sua casa, che era una casetta di due piani dove lui occupava tutto il piano terra, era un bello spazio lungo, saranno stati 10, 12, 15 metri disponibili ed era uno spazio equivalente ad una bella pedana di scherma sulla quale combattere. Non c'erano tappeti, non si scivolava, il pavimento era perfetto. Poi in fondo a questo spazio c'era una sua piccola cameretta con un soppalco dove credo lui dormisse e un piccolo cuscinino. Quindi lo spazio principale della sua casa era riservato a questo spazio di allenamento. Lui era un tipo proprio venuto fuori dai Grateful Dead, dalla rivoluzione degli anni 60, dei Figli dei Fiori. Ma era un tipo con capelli bianchi, col codino alto, 1,80, 1,85, magrissimo, gambe lunghe e con una eleganza, una padronanza del suo corpo e dei suoi movimenti veramente eccellente. Avrà avuto una sessantina d'anni almeno quando io sono andato a allenarmi da lui, ma era un avversario assolutamente temibile. Lui non è che si metteva lì a farti fare degli esercizi, cioè io andavo a casa sua. Ci sedevamo nel suo salottino, ci rilassavamo, ci prendevamo un tè, dopodiché ci mettevamo di tutto punto, nostra giacca, guanto, maschera, fioretto, andavamo di là ed era come il derby, cioè non posso dire ce le davamo di santa ragione perché parliamo di scherma, ma combattevamo all'ultimo respiro finché eravamo distrutti, tornavamo nella stanzetta. Tutti contenti e soddisfatti, lui mi raccontava dei grandi maestri, delle storie dei fratelli Nadi, la sua filosofia di combattimento e di quello che avevamo appena fatto, di dove poter migliorare. E poi, appena riacquistate energie, tornavamo di là e ce le davamo di nuovo di santa ragione fino a che proprio dovevamo dire basta, siamo morti. A quel punto ci fermavamo. Tornavamo nel nostro stanzinetto laggiù in fondo, facevamo ancora due chiacchiere e questo era il mio allenamento con lui, una cosa fantastica. Fantastica perché? Perché l'allenamento, l'imparare era basato sul fare, non sul memorizzare, sul ripetere, ma sul provare situazioni reali. Il rapporto maestro-allievo, nonostante fosse per molti versi rigido, spigoloso, severo, potevo apprezzare tutto il suo calore e amore nel curare l'allenamento e quello che facevamo insieme, nel darsi tutto, soprattutto durante il combattimento. Nell'essere lì presenti al 100%, a sfidarmi al 100%, a non darmi uno spazio più facile per darmi soddisfazione. Sì, forse qualche volta ogni tanto me l'ha fatta tirare dentro qualche stoccata che non ci sarei potuto arrivare, ma erano poche le volte. Me lo faceva soffrire, per cui la soddisfazione per me era doppia, era il massimo. Jack Nottingham a San Francisco. Che maestro fantastico. Thank you.